Ciao ragazzi, oggi torniamo a parlare di rom cucinate e avevamo pensato di mostrarvi una rom cucinata basata su ice cream sandwich destinata a tutti quelli che hanno un Desire Z o G2, la variante americana. La rom in questione è sviluppata dal team Virtuos e si chiama Virtuos 4, nello specifico versione beta 6. Ormai ce ne sono veramente molte di rom cucinate in fase di sviluppo, però allo stato attuale, a mio avviso, la migliore per Desire Z o G2 è proprio questa. Ve la faccio subito vedere. Andiamo nelle impostazioni e Android è in versione 4.0.3. Il modello è appunto Desire Z. Nel mio caso ho un G2, la versione americana, ma è praticamente lo stesso terminale. Una ROM che funziona veramente molto bene, devo dire che funziona quasi tutto, soprattutto risulta essere abbastanza fluida, qualche volta ha qualche rallentamento, però accettabile considerando anche che comunque ha poche settimane di vita per quanto riguarda lo sviluppo, però vedete come è già molto godibile. Abbiamo appunto il menu delle applicazioni, possiamo inserire widget in maniera molto comoda dove vogliamo. Possiamo ovviamente ridurre la dimensione dei widget oppure aumentarla. Possiamo estrema facilità, vedete come i widget sono scrollabili, funziona veramente un po' tutto. Tenendo premuto il tasto home accediamo ai tab, alla lista dei tab che rappresentano appunto le applicazioni attualmente aperte, e se vogliamo chiudere una di queste basterà appunto trascinarla fuori dallo schermo. Nonostante questo sia un ice cream sandwich basato sulla versione appunto originale, però il launcher ha qualche personalizzazione. Infatti, se noi andiamo sul tasto menu, possiamo direttamente inserire uno sfondo, accedere al menu delle applicazioni per poter disinstallare o terminare le applicazioni, accedere a una schermata in cui sarà possibile settare alcune cose sull'interfaccia oppure andare nelle impostazioni di sistema. Altra differenza rispetto ad esempio all'Ice Cream Sandwich Class, che è il Launcher Class, è il fatto che quando noi andiamo a toccare nella barra di tecnica questa icona avremo già le varie funzionalità di sistema, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, mobile data e rotazione, con possibilità appunto di attivare o disattivare queste funzionalità, cosa che invece non accade su Ice Cream Sandwich classico. Infatti, toccando questa icona, vediamo come sul Nexus si accede subito alla lista delle impostazioni, quindi una personalizzazione dello sviluppatore. Altra personalizzazione sta nella lista delle impostazioni. Infatti abbiamo una nuova categoria chiamata Personalize, dove abbiamo appunto quattro control, che in pratica ci permette di personalizzare la nostra, ad esempio, interfaccia, il lock screen, o anche il LED. Ad esempio possiamo scegliere il colore del LED di stato, o anche personalizzare la barra delle notifiche. Ad esempio andiamo su batteria, mettiamo show battery text e sarà possibile appunto vedere, visualizzare lo stato della batteria numericamente, quindi al 100% in questo caso. Ancora, torniamo un attimo, possiamo overclockare il processore. Di base funziona a 245 1 GHz, però possiamo spingerci fino a 1804 MHz. Personalmente non ho provato tale frequenza, però mi ricordo 1516 MHz era un clock tranquillamente supportabile dal processore del Desire Z. Ancora possiamo modificare il voltaggio, che in questo caso però non funziona, e ovviamente anche personalizzazione sul launcher, vedete? Icone, dock, drawer, insomma un po'
tutte quelle ormai personalizzazioni tipiche di ogni launcher. Quindi un launcher molto simile a quello di Ice Cream Sandwich, però con alcune personalizzazioni. Volevo farvi vedere una cosa che non funziona, o meglio, non c'è la fotocamera, non c'è l'applicazione fotocamera perché ancora non funziona. Così come non è completo il supporto alla GPU, o meglio, probabilmente i driver della GPU sono un po' incompleti. Infatti, non abbiamo la possibilità di visualizzare in maniera fluida qualsiasi video. Ad esempio, se noi avevamo fatto dei video con questo device, sotto Gingerbread, questi adesso scatteranno. Probabilmente non c'è ancora il supporto al codec. Vedete? Altri video invece devo dire che girano bene, però probabilmente quelli basati su codec H264 non ancora vengono accelerati. Vediamo, diciamo, la navigazione web. Andiamo su un sito a caso, andiamo magari su Yahoo. E qui possiamo appunto forzare la modalità PC come? Toccando il tasto menu e quindi decidendo richiedi sito desktop. In realtà anche qui vedete come abbiamo nuove impostazioni rispetto agli Screen Sandwich, come questa dump V8 counters o anche altre impostazioni. Vediamo, vedete come ce ne sono probabilmente tante. Anche l'accelerazione della GPU pare presente, almeno per quanto riguarda i contenuti in OpenGL, e qui appunto possiamo visualizzare il sito in modalità PC. Vedete come la fluidità è comunque buona, a volte ha qualche problemino ancora di rendering, non è velocissimo a renderizzare, però è piuttosto buono. Attualmente abbiamo il flash su richiesta, però devo dire che viene gestito agevolmente, non è velocissimo col flash attivo, devo dire. C'è ancora un po' da lavorare, però i video vengono visualizzati tranquillamente. Qualche volta c'è qualche problema nel caso di flash attivo. Però, tutto sommato, siamo a buon punto. Ancora, chiudiamo un po' di applicazioni, perché comunque la memoria ancora non è gestita alla perfezione, tanto che a volte c'è un refresh delle icone, dei widget della home, quindi c'è ancora un po' da lavorare, però tutto sommato devo dire che si comporta bene, anche le telefonate pare che funzionano, attualmente io non ho la SIM inserita, però ho provato e pare che va. Il resto si vede come una ROM piuttosto buona. Una cosa che funziona, contrariamente al supporto dei video, e l'accelerazione 3D. Vedete come i video sono un po' laggosi, un po' scattano un pochino, però poi il gioco funziona tranquillamente. Evidentemente non c'è ancora il supporto all'accelerazione video per questi codec. Proviamo qualche secondo asfalto. Vedete come la fluidità è praticamente perfetta, come su Gingerbread. Nessuno scatto, fluidità praticamente perfetta.
ovviamente usciamo, quindi questa era appunto la ROM cucinata Virtuos 4 basata su Ice Cream Sandwich, in versione beta 6. È una ROM molto interessante in quanto ha poche settimane di vita. Però già diciamo, ha molte cose che funzionano, poche cose diciamo, da sistemare dal punto di vista di cose appunto, che non funzionano, di supporto, però c'è da migliorare ovviamente la velocità di sistema, quindi integrare il supporto alla fotocamera, migliorare i driver della GPU, soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione dei video. C'è qualche problemino, a volte abbiamo dei rallentamenti, dei lag, oppure in questo caso vedete come siamo usciti di Asphalt, tende a visualizzare un po' ancora l'applicazione di Asphalt. Comunque vedete, adesso attualmente è andata un po' la memoria, insomma, deve essere occupata al massimo, infatti pare che non ci sia nessuna applicazione. Vediamo, niente da fare, vedete. Vabbè, questo insomma era la Virtuos 4 Beta 6 per HTC G2 o Desire Z, se volete provarla, comunque funziona abbastanza bene, a volte dovete riavviare perché ci sono problemi di questo tipo, però insomma se volete provare Ice Cream Sandwich, cominciare a avere un po' di familiarità con l'interfaccia di Android 4.1.0, comunque a curiosare, potete appunto farlo. Tra poco metteremo anche l'articolo con i link per scaricare la ROM e niente. Quindi un saluto da Matteo di Android Geek, alla prossima.